Noi abbiamo intenzione di riproporre questo tipo di ricerche perché vuole essere questo uno stimolo per i comuni di buona volontà ad essere meno autoreferenziali e a correggersi degli eventuali errori che stanno conducendo. Quindi riproporre come stanno andando le cose può essere un elemento di costruzione reale che parte dal basso. Noi parliamo di trasparenza oggi, ma la trasparenza ovviamente nasce da lontano, nasce praticamente da un filosofo che qui vedete, che ci ricordava che nessun uomo di governo della cosa pubblica dovrebbe possedere nulla all'infuori dello strettamente necessario. Si parlava che non poteva avere più di 4 volte la retribuzione inferiore dei propri cittadini. Né dovrebbe avere una casa privata munita di cancelli e chiavistelli chiusi a chi volesse entrarvi. Più trasparenza di questa non si poteva affermare. Stiamo arrivando con un molto ritardo. Noi leggevamo sul giornale poche settimane fa di un'amministrazione, di un dirigente che diceva non ci sono ancora i dati della retribuzione dei dirigenti per motivi tecnici, considerando che la legge sulla trasparenza, la fonte di questa norma risale al 2009 e l'articolo 11 di questo decreto era immediatamente applicabile dal 15 novembre del 2009. Oggi sentiamo ancora dire che stiamo esaminando gli aspetti tecnici. Entro dicembre avrebbero dovuto completare i regolamenti ricevendo tutte le norme che riguardano la trasparenza, come si misura il lavoro, come si misura l'attività, come si risponde ai cittadini in termini di risultati. Tutto questo non ancora è stato fatto. Dalle indagini fatte sui comuni non risulta ancora che questo sia avvenuto. Trasparenza ovviamente è un termine non riduttivo, non è solo il diritto all'accesso agli atti, attenzione, ha un concetto di accessibilità totale e riguarda il rapporto tra amministrazioni e cittadini, a tutte le informazioni che ha un'amministrazione, tutte quante che riguardano come sta lavorando, con quali risultati. L'amministrazione deve rendere conto della propria attività e consentire ai cittadini di sviluppare una forma di controllo sociale, controllo che non deve essere visto con fastidio, ma come contributo, quindi non visto in termini di reazione. Lo scopo qual è? È quello appunto di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e della imparzialità. Quindi ci sono il decreto 150 in maniera cogente individua tutta una serie di informazioni che devono essere messe. Poi ci sono altre indicazioni di opportunità per informazioni da inserire nei siti proprio nel concetto dell'accessibilità totale. Il cittadino direttamente, senza richiesta, deve poter accedere a queste informazioni. Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione. Se noi sappiamo se c'è uno squilibrio tra le risorse che ha un'amministrazione e quello che spende per darci servizi, ovviamente evidenziano elementi di corruzione. Allora la reazione del cittadino, se ha queste informazioni, è un elemento di prevenzione verso i comuni. Per quanto riguarda il buon andamento dei servizi pubblici e una corretta gestione delle risorse, ovviamente avere risposte. Il confronto tra gli obiettivi dati e i risultati consente appunto di verificare qual è il gradimento reale dei cittadini. Vedete, noi siamo abituati ad avere nelle nostre case molte volte pubblicazioni a colori, patinate, lucide, che ci dicono ovviamente in maniera molto improbabile quello che si è fatto nel passato e in maniera futuristica quello che si farà nel futuro. Non si dà conto invece, in base a quelli che erano gli obiettivi, di cosa si è realizzato, ma anche di cosa non si è realizzato, ma per quali motivi non si è potuto realizzare. Queste cose mancano, ovviamente, quindi la trasparenza è ovviamente ubbidisce anche a questa logica. Ma andiamo ad oggi. Partivamo dal 2400 avanti Cristo, siamo arrivati al 2009, in questi giorni si discute sul decreto, disegno di legge sull'anticorruzione. Che istituisce l'autorità nazionale anticorruzione. Già c'erano autorità
in questo senso la CiVIT, che doveva in qualche modo essere attento a queste problematiche sulla regola della trasparenza, però hai rinforzato ovviamente questa autorità, rinforza ulteriormente i poteri di questa commissione nazionale e mette a punto un piano di prevenzione della corruzione, appunto quello che si diceva prima, quanto è importante avere queste informazioni. Per esempio, il piano triennale della trasparenza, che ripeto riguarda il decreto 150 del 2009, presuppone che in questo piano triennale le amministrazioni si devono osservare al proprio interno, osservare il contesto di riferimento e preparare una scheda dove servizio per servizio, procedimento per procedimento, si faccia delle domande e si dice: ma c'è il rischio di corruzione nell'area, per esempio, dell'ambiente e territorio, delle opere pubbliche, oppure c'è un rischio di cattiva gestione? E a quel punto concentrare lì le risorse, fare un monitoraggio attento proprio per evitare che si creano situazioni di malcostume e disfunzione. Nessun comune ha predisposto questa scheda. Sempre il decreto prevede il codice di comportamento, che già c'era, ovviamente rafforza prevedendo la sanzione fino al licenziamento, divieto di regali ai dipendenti pubblici, qui altro che regali stiamo assistendo in questi giorni, e più trasparenza sugli incarichi dei dirigenti. Spesso si fanno assunzioni in tutti persone, per simpatia, per clientelismo. In questi giorni la stampa in più occasioni ha ricordato come in molti comuni presunti tecnici di amministrazione abbiano presieduto commissioni di concorso per assumere ovviamente persone al di là del reale merito, ma con altre logiche. Tutto quanto è stato certificato ovviamente, e ovviamente questi comuni hanno purtroppo accettato che questi personaggi presiedessero i concorsi, definissero i propri regolamenti di organizzazione, che hanno una situazione di negatività molto elevata in molti casi, perché per esempio prevedono moltissimi dirigenti. Sapete, vi faccio un esempio solamente, al comune di Latina c'è un rapporto di un dirigente ogni 20 dipendenti. I comuni generalmente hanno un rapporto un dirigente ogni 45 dipendenti. L'Unione Europea ha fatto carico, segnalando questa cosa al nostro Paese, di mantenersi non al di sotto di un dirigente ogni 40 dipendenti. Questo vuol dire costi, lo vedremo dopo, questo vuol dire costi della, che si trasferiscono poi su cattivi servizi verso la collettività. Cosa prevede sempre questo ultimo disegno di legge? Che negli enti locali il segretario comunale o provinciale è il responsabile dell'andamento, del buon andamento dei comportamenti della struttura, cioè il dirigente in prima battuta è il responsabile degli atti che emana, dei provvedimenti che assume, della gestione, non della direzione, perché è l'organo politico che fa le scelte. Però ovviamente deve intervenire laddove il dirigente non assolva questo compito. Purtroppo in alcuni comuni abbiamo un fenomeno di incarichi impropri, tipo controllore controllato. Per esempio, il segretario generale, che è anche responsabile degli uffici, quindi è a suo tempo controllore controllato. Questo avviene in molti comuni, a cominciare dal nostro, dove potremmo scoprire che il segretario generale gestisce due servizi, due direzioni centrali. Quindi queste sono situazioni di ambiguità che ovviamente non corrispondono a quei criteri di trasparenza, di correttezza gestionale che la norma prevede. E questo per richiamare ovviamente il concetto che dicevo poc'anzi, la norma dice che resta esclusa l'attribuzione al segretario comunale della responsabilità e la gestione diretta dei servizi comunali, che resta un'esclusiva competenza dei dirigenti. Cioè, qui richiamo una sentenza del 2007 che ribadisce questa situazione. Quindi torniamo alla trasparenza, utilizzo intensivo dei siti ovviamente per mettere a disposizione dei cittadini l'informazione online.
Ciascuno di voi dovrebbe poter entrare, ma già lo potete verificare per vedere poi se la nostra indagine corrisponde a quello che vi mostreremo, e verificare quali informazioni vi mettono a disposizione in maniera chiara, semplice. Addirittura abbiamo scoperto che in alcuni comuni, per avere informazioni di base normali, è previsto un PIN, un codice, che ha i dipendenti, che non ha il cittadino ovviamente. Quindi informazioni sull'organizzazione, sugli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse, i risultati raggiunti, l'andamento dei costi, le valutazioni effettuate, i premi distribuiti al personale, come si differenziano questi premi? Non si possono dare incentivi a pioggia. Ovviamente se non si seleziona, se non si premia, ovviamente chi veramente merita, se non si penalizza chi veramente demerita, non riusciamo a dare una spinta in termini di qualità e di servizi alle amministrazioni e quindi un servizio migliore ai cittadini. Retribuzioni ai dirigenti con i relativi curricula, gli incarichi conferiti e come vengono conferiti questi incarichi. Per esempio, anche se esistono dei regolamenti su come conferire gli incarichi ai componenti esterni, non ci è spiegato come dovrebbe essere, con quali criteri sono stati dati incarichi all'esterno, cioè nel sito dovrebbe essere messo un elenco. Quali incarichi ha dato il dirigente? A quali dirigenti? Qual era il curricula? Con quali criteri poi ha valutato i curricula e eventuali colloqui fatti per selezionare questi incarichi? Non esiste questo tipo di rappresentazione nei siti dei comuni, salvo qualche comune del centro-nord, ma a questo punto sono delle eccezioni. E così come è molto scuro, c'è cioè molta opacità nelle retribuzioni degli amministratori. Poi vedremo che solo tre comuni accennano a dare delle informazioni nella nostra realtà. Dal 2010 obbligatoria la posta certificata e ovviamente i sistemi di custom. Se tu mi aiuti a mostrare il questionario, la custom satisfaction. Eccolo qua. Per esempio, quindi è un po' grande questo? Va bene così. Comunque è un questionario che i comuni avrebbero interesse a consegnare, a rendere disponibili ai cittadini. Penso che la nostra associazione metterà sul proprio sito questo questionario e invito a tutti ad accedere e a dare delle risposte. Cioè, cosa si chiede ai cittadini in maniera anonima? Rispetto agli uffici, alla polizia, ai tempi, ecco, le voci sono queste: orario di apertura, facilità di accesso, l'accoglienza, la cortesia, il tempo di attesa agli uffici, l'assistenza fornita per risolvere i problemi, la riservatezza, la possibilità di avere informazioni telefoniche, la concretezza dell'aggiornamento, devono rispondere molto semplicemente se per loro è molto negativa, è negativa, positiva, eccetera. Questo qui non deve essere visto con fastidio, ma deve essere, è un contributo che dovrebbero i comuni chiedere per autocorreggerci, perché c'è molta autoreferenzialità nei comuni, nelle amministrazioni. Avere queste informazioni potrebbe portarli a indirizzare i propri sforzi in direzione di quelle attività che meglio poi possano migliorare la propria attività. E perché non chiedere, per esempio, sempre ai cittadini, essendosi già recato in quell'ufficio, secondo voi la situazione è peggiorata, è migliorata o è rimasta invariata nel tempo? Per vedere come hanno reagito i comuni rispetto a questi segnali. Sarebbe stato possibile avere queste informazioni attraverso internet, per esempio? Qual è la valutazione complessiva del servizio ricevuto? È peggiorata? È migliorata? Ecco, è un semplice modo questo per avvicinare il cittadino, se ritorniamo, per avvicinare il cittadino all'amministrazione, per ridurre questo distacco e per dare strumenti all'amministrazione per autocorreggersi. Quali sono i dati da pubblicare obbligatoriamente? Sono i dati dell'intera personale, gli incarichi, le consulenze, l'organizzazione, le performance. Vedete, in alcuni comuni abbiamo trovato delle schede ricchissime di informazioni e di colori sulle cose, sugli obiettivi da raggiungere. Ma moltissime non abbiamo trovato un dato su quello che hanno fatto.
Quindi si continua chiaramente a avere atteggiamenti molto autoreferenziali, pubblicare situazioni, informazioni, cose che non hanno nessun senso in termini di verifica di coerenza tra gli impegni che uno si assume e i risultati poi che deve realizzare. Ecco, sui dati delle informazioni occorrono i curricula e le retribuzioni dirigenti. Nelle indagini che noi abbiamo trovato 52 informazioni, perché in alcuni casi abbiamo dovuto smembrare, cioè dividere il dato, perché qui il dato curricula e retribuzioni, alcuni comuni hanno messo solamente i curricula, quindi noi abbiamo dovuto mettere due item, due voci, uno curricula, l'altro retribuzioni, perché altrimenti non sarebbe stata chiara la risposta in termini di indagine fatta. Quindi le retribuzioni degli organismi di valutazione, i tassi di assenza del personale, le retribuzioni dei segretari provinciali e comunali, l'ammontare complessivo dei premi e come sono stati retribuiti i premi, perché incentivi a pioggia sono un grave elemento di disfunzione organizzativa, non motivano il personale ovviamente a impegnarsi per gli obiettivi e sono un modo facile per la dirigenza per assumere atteggiamenti falsamente democratici. Siete tutti bravi, prendete tutto, perché chiaramente poi c'è un ritorno che anche poi la parte incentivante dei dirigenti corrisponderà anche ai livelli più alti. Analisi dei dati relativi al grado di influenza e il codice di comportamento. Per quanto riguarda il secondo blocco, incarichi e consulenze, anche qui sugli incarichi e consulenze non tutti i comuni li hanno messi, ma nessun comune ha precisato con quali criteri poi ha selezionato i possibili partecipanti a poter entrare nel comune per dare per esprimere la propria professionalità, la propria competenza per gli eventi eccezionali, per le attività più impegnative e non per quelle di routine, chiaramente. Il terzo blocco, e questo è importantissimo, riguarda in particolare, a parte l'organizzazione, e scopriremo se ci sono molti dirigenti, se c'è molto personale, come è distribuito questo personale, il piano della performance, cioè quindi quali obiettivi il comune si è dato all'inizio dell'anno e quali poi ha raggiunto effettivamente. Quindi questo confronto deve essere messo nel proprio sito affinché il cittadino possa poi verificarne la correttezza e la congruità. Il programma triennale per la trasparenza, cioè come si intende gestire la trasparenza nei 3 anni, e l'elenco dei procedimenti. Questo è importante, cioè ogni comune dovrebbe dire io faccio questi procedimenti e questi dirigenti sono a carico di questi dirigenti e il procedimento deve terminare entro 30 giorni, entro 60 giorni, affinché il cittadino possa verificare anche in questo caso come il comune interpreta il proprio bisogno, qual è la reale soddisfazione del cittadino verso le proprie aspettative. Questa informazione manca, è assente, praticamente solo il comune mette i procedimenti ma non in maniera completa per quanto riguarda i tempi entro i quali devono essere completati questi procedimenti. C'è molta omertà, purtroppo. Sul quarto punto, la gestione dei servizi finanziari, quindi i servizi erogati a quali costi? A quali costi stiamo erogando i servizi? I contratti integrativi stipulati, ovviamente, e i dati concernenti i consorzi di società. Alcuni comuni hanno messo l'indicazione delle società, ma non basta. Occorre mettere quali sono i bilanci, quali sono stati i risultati, come sono stati inseriti individuati gli amministratori, con quali criteri ovviamente, e quindi sono una serie di informazioni con quali risultati. Questi dati anche qui mancano nella loro completezza. Nel quinto punto, i tempi di pagamento, ovviamente ci sono molte aziende che sono in sofferenza, che aspettano per molto tempo che il comune si faccia carico di pagare ai servizi che a loro sono stati prestati, le buone prassi sui provvedimenti, i contributi e i sussidi, un elenco dei sussidi, a chi vengono dati questi sussidi, con quali criteri? Tra le domande che ha fatto Rinascita Civile, qualcuno ha chiesto con quali criteri hai dato questi contributi a questa associazione? Queste cose, se fossero state messe tempestivamente, probabilmente qualcuno ci avrebbe riflettuto prima di fare queste scelte. E vediamo brevissimamente adesso, in provincia di Latina, l'esito della ricerca. La ricerca completa, come analisi più completa, la troverete sul sito di Rinascita Civile, che invitiamo ovviamente poi a consultare nei prossimi giorni. Questa è una sintesi.
Da una rilevazione effettuata risulta praticamente che le percentuali sono bassissime. E questi qua sono i dati. Qui sono i comuni, sono tre schermate. Totale delle informazioni pubblicate sono queste. La percentuale delle pubblicazioni, delle 52-53 voci pubblicate è questa che vedete. In questo primo quadro, il comune che ha dato una risposta meno negativa è il comune di Aprilia. Poi ci sono situazioni, vi lascio un attimo osservarle, che scendono ovviamente in maniera sensibile. Gaeta non è una piccola realtà, 9%. Andiamo avanti. In quest'altra schermata vedete che le percentuali sono bassissime. Anche ci sono comuni che non sono molto piccoli. Abbiamo Pontinia, abbiamo Priverno, abbiamo Maenza, cioè voglio dire, abbiamo realtà. E vedete, le informazioni sono 1, 2, 3, 4, cioè praticamente nulla. Questo è come hanno interpretato i nostri comuni la trasparenza, che sono esigenze dei cittadini. Questo è come rispettano i cittadini. Attenzione, questo è come rispettano i cittadini. Come hanno a cuore ovviamente l'attenzione della propria collettività. In quest'altra schermata, il comune più virtuoso, il comune che si avvicina a percentuali accettabili, è Sezze con il 44%. Poi abbiamo altri comuni che ovviamente hanno percentuali un pochino più modeste. Questa rilevazione risulta fatta a settembre. Probabilmente rientrando nel sito e riaggiornandola potremo trovare qualche dato in più. Mi auguro, noi la faremo tra 1 o 2 mesi, rifaremo queste ricerche e vedremo quale risposta sono state, perché voglio dire, vuole essere questo un contributo, non vuole essere una critica a sé stante, vuole essere una sollecitazione, uno stimolo anche a autocorreggersi. Quindi, alcune informazioni poi sono pubblicate non nella casella. Voi quando entrate nel comune dovreste trovare obbligatoriamente una parte della sezione scritto trasparenza, valutazione e merito, all'interno del quale tutte queste informazioni. Purtroppo molte informazioni di quelle percentuali le abbiamo trovate al di fuori, un po' sparse nel sito del comune, quindi di difficile ricerca. Comunque le abbiamo inserite e ritenute valide. Alcune informazioni risalgono al 2009, quindi veramente molto aggiornati sono, il 2009 per alcuni casi. In due comuni, Nora e Sondino, non c'è la voce trasparenza, valutazione e merito. Ventotene non ha proprio il sito, e va bene. Quindi, ecco, per riassumere, le percentuali più elevate, Sezze e Aprilia, percentuali tra il 25 e il 30% Latina e Cisterna, attorno al 20% l'amministrazione provinciale, Fondi, Formia e Sabaudia, attorno al 10% Castelforte, Cori, Gaeta, Pontinia, Orcagorca, San Felice, Sermoneta, Sonnino, Sperlonga, San Cosma e Terracina. Al più basso abbiamo Bassiano, Campotimeri, Trileno, Lamenza, Vinturno, Monte San Biagio, Norba, Ponza, Priverno, Prosseghi, Roccamassi, Vispegno, Saturnia. In particolare, parliamo un attimo anche ai dirigenti. Siamo andati un po' oltre. Vediamo le retribuzioni dei dirigenti, sugli amministratori c'è poco. Sono state pubblicate in 10 enti locali, che adesso vedremo. Le informazioni invece sugli amministratori sono state solo tre: Aprilia, Cisterna e Cori. Rieti e Viterbo hanno pubblicato anche quelle dei dirigenti. Frosinone ha pubblicato anche l'indennità degli assessori e l'importo del singolo gettone dei consiglieri. Quindi stiamo un po' andando anche oltre per fare dei confronti, delle verifiche, che è sempre importante. Ecco le retribuzioni che vedete. Allora, qui c'è anche la popolazione, perché? Perché chiaramente la retribuzione deve essere commisurata al livello di complessità che ha un dirigente per gestire la propria struttura. Ci deve essere un rapporto tra complessità e retribuzione, chiaramente. La complessità deriva da che cosa? Da due elementi: il numero della popolazione e il numero dei servizi forniti. Se i nostri comuni danno moltissimi servizi, l'ampia gamma di servizi, ovviamente è un elemento positivo. Non è così, ma stavo facendo una
una relazione che può essere utile a capire poi quello che dirò dopo. Ebbene, qui vedete praticamente c'è il numero dei dirigenti indicato, l'anno di riferimento, qui purtroppo Formia era fermo al 2009, Gaeta al 2010, quindi va bene. E queste sono le attribuzioni dei dirigenti, totale dirigenti, la media pro capite. Se vedete il comune che ha praticamente, che dà una distribuzione più alta ai dirigenti, è il comune di Fondi, che ha 37.000 abitanti, più di Latina che ne ha 119.000. Sono un po' tutte altre le attribuzioni, quindi non c'è una giustificazione in termini di complessità. Ci può essere altre ragioni, ciascuno poi le farà personalmente queste considerazioni. Sta di fatto che già qui notiamo uno squilibrio, che è un segno di buon o cattivo governo, di buona o cattiva amministrazione. Poi ho cercato di fare anche un riferimento. Quanto costa per ogni cittadino, quanto viene a costare il dirigente? E questo lo vedete, a Latina 15 euro, ad Aprilia 9 euro, Castelforte 32 euro, Cisterna 13 euro, Fondi 16 euro, Formia 22 euro, Gaeta 29 euro, Sabaudia 9 euro, Sezze 11 euro. Quindi Sezze, che ha 24.000 abitanti, 11 euro, chiaramente è superata ampiamente da molti altri che hanno abitanti ovviamente anche inferiori, come per esempio Gaeta, che ha addirittura quasi il triplo, viene a costare quasi il triplo di Sezze stesso. Scusi, è un compenso ora, quindi. Andiamo avanti, scusate, poi dopo gli interventi. È un compenso ora. Come? È un compenso orario. No, non è orario, no. Abbiamo diviso la retribuzione complessa per... Non è orario. Oh, poi qui non ci sono altri. Poi, andiamo avanti. Quindi, ecco, ripeto, il comune di Fondi, che ha un terzo degli abitanti del comune di Latina, ha 98.000 euro praticamente il dirigente, e il 50% degli abitanti di Aprilia che ha 70.000 euro. E poi c'è Castelforte e Sezze, che hanno le retribuzioni più basse. E sugli amministratori abbiamo trovato solo questi dati. Aprilia, Cisterne e Cori, il sindaco di Aprilia 44.000 euro, il vice sindaco 33.000, l'assessore 26.000, Cisterna 30.000, popolazione, cioè 30.000 euro pure il sindaco e 14.000 l'assessore. E poi abbiamo... Però la cosa interessante è questa, guardate, ho detto, ma andiamo a vedere le altre città, qual è la retribuzione media dei dirigenti delle altre città? Sono città che hanno abitanti che vanno da 103.000 a 186.000. Sono retribuzioni tutte più basse di quelle di Latina, ma forse lo vediamo meglio qui. Queste erano quelle che avete appena visto. Queste sono quelle delle città che hanno una media di 75.000 euro. Praticamente Reggio Emilia con 170.000 abitanti, 73.000 euro, chiaramente è superata da Cisterna, Aprilia, Latina, l'amministrazione provinciale, Formia, Sabaudia. Questo è quanto. Allora, è un elemento di conoscenza e di informazione che ci aiuta a riflettere, a rimetterci in discussione, ad essere meno autoreferenziali, perché queste risorse ovviamente sono risorse della collettività che si traducono in minori servizi. È una scelta perversa da questo punto di vista, perché chiaramente il riferimento è alla popolazione, ma se andassimo a fare il confronto con i servizi svolti da queste città, il discorso ovviamente sarebbe ancora più disallineato, perché sono città che hanno molti, molti più servizi da gestire rispetto alla nostra città. Brevissimamente, Latinambiente. Latinambiente, noi come Rinascita Civile abbiamo fatto delle domande pubblicate anche oggi e volevamo sapere le modalità con le quali l'amministrazione comunale ha interpretato e gestito il proprio ruolo di socio di maggioranza per garantire gli interessi della collettività. Se e come è stata svolta l'azione di indirizzo e controllo da parte dagli organi dell'ente locale, se e come l'amministrazione ha garantito la partecipazione dei cittadini attraverso l'informazione tempestiva, corretta, diffusa, chiara e verificabile. Domande legittime. E il senso non è tanto quello di fare una critica
che finisce lì. Ma, e quindi rivolto al passato, ma è molesto, è uno stimolo a riprogettare, a non commettere gli stessi errori, ad evitare di trovarci in queste situazioni. E questo occorre quindi che i comuni, il comune di Latina, si ponga all'inizio l'obiettivo di creare una chiara struttura di pianificazione e controllo che altre realtà più virtuose hanno realizzato. Quindi passare da un controllo burocratico formale, che è quello che ci fa scoprire dopo i guasti che sono intervenuti, a un controllo manageriale basato su un controllo di gestione, che vuol dire guida all'azione. Come stiamo andando mese per mese, trimestre per trimestre? Quali sono i disallineamenti? Quali le azioni correttive da porre in essere? Questo qua da fare facendo partecipare i consigli comunali, che hanno un ruolo importante di direzione e di controllo in questo senso. È fondamentale. Noi stiamo dando in mano praticamente a delle società attività che fanno parte del bene comune, sono servizi sociali, servizi della collettività, e non possono essere vissuti, gestiti in termini privatistici, solo in termini di profitto, ma devono tenere presente bene gli obiettivi della equità, dell'uguaglianza dei comportamenti, delle tariffe che siano eque. Questo è il discorso di fondo. E allora acquisire e rendere pubbliche, torniamo alla trasparenza, le informazioni relative alla struttura, alla compagine, alle finalità sociali, agli organi di amministrazione e di gestione, ai dati di bilancio e ai rapporti con il comune. Come avvengono questi rapporti? Io cittadino lo voglio sapere. Come interviene il comune? Come individua gli amministratori? Come dà delle sollecitazioni per migliorare gli andamenti? Quindi serve un buon sistema informativo e definire specifici sistemi organizzativi e tecnici per monitorare l'andamento degli obiettivi in termini quantitativi e qualitativi. Quindi occorre muoverci sia sui livelli tecnici, contratto di servizio, che esiste, deve esistere, ma deve essere chiaro, deve essere partecipato, deve essere condiviso con gli amministratori, con il Consiglio Comunale e quindi reso pubblico ai cittadini. E anche sul lato dei livelli organizzativi, tramite la carta dei servizi. Quali servizi da fare? Comunque, torniamo ai procedimenti. Entro quali tempi, per esempio, potenziare il controllo interno, e perché non costituire un comitato interno al comune, con le presenze che poi ci decideranno, come interlocutore tra gli amministratori e l'azienda partecipata, che possa fare da filtro con il Consiglio Comunale e quindi esprimere un controllo di efficienza, efficacia, qualità dei servizi. E infine, ma perché praticamente non mettere in linea, visibile a tutti, una serie di informazioni, tipo quelle che vedete. Popolazione e servizi, quant'è? Qual è il numero delle utenze specificate in domestiche e non domestiche? Quanti sono gli addetti ai rifiuti, specificato tra la raccolta, trasporto e amministrazione? Potremmo trovare che c'è molta gente in amministrazione e meno gente in quello che è la missione dell'ambiente, che è la raccolta e il trasporto. Le ore di lavoro del personale, sempre diviso nelle forme che dicevo. Quali sono il totale dei rifiuti, rapporti differenziati tra la carta, vetro e umido? La frequenza del servizio, quante volte si raccoglie la carta, il vetro, l'umido, eccetera? Quante volte si puliscono le strade? Queste cose vanno messe sistematicamente, aggiornate periodicamente. Il cittadino deve vedere, deve misurarsi con questa situazione, non vederla a posteriori. Quindi cosa vuol dire in conclusione? Più programmazione, più controllo, più competenza, più indipendenza, più trasparenza. Grazie.